Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi siamo qui per fare il post partita di Genoa-Parma, giocata al Marassi e chiusa sul punteggio di 3-3. Ce la siamo sudata, ce la siamo vista brutta, però dando quel qualcosina in più rispetto all'anno scorso, siamo riusciti a pareggiare al 90esimo. Inizierei col dire che è stata una partita molto bella da entrambe le parti, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con molti gol, quindi anche molto divertente. Allora, cominciamo a riassumere la partita. Pecchia ha deciso di affrontare la partita con gli stessi 11 titolari che hanno giocato contro il Cosenza. Iniziamo non nel migliore dei modi il primo tempo, infatti subiamo subito un gol al 16° minuto da Frendup, che fa un bellissimo tiro dopo la respinta su un altro tiro del Genoa in cui c'è stata una traversa e Frendup ha sfruttato bene la ribattuta e ha fatto gol. Il Parma che quindi comincia a creare gioco, a spingere, a pressare, attacca un po' di occasioni finché arriva il gol d'inglese. Gol d'inglese in stile Pippo Inzaghi, secondo gol consecutivo per Inglese tra l'altro. Praticamente c'è stata una rovesciata di Mihaila che è andata dritta sulla testa di Inglese e Inglese ha fatto un ottimo colpo di testa che comunque era difficile e fin qui siamo solo al minuto 21. Che poi ieri Inglese, secondo me, ha disputato un'ottima partita, ha giocato molto bene, per il momento la sua migliore in campionato per me. E in certe azioni sembra anche un po' l'inglese di una volta, l'inglese che fece 10 gol nel 2019. In certe azioni, incrociamo le dita, speriamo che ritorni appunto quell'inglese. Poi continuiamo a creare gioco, a spingere, a cercare il gol, finché lo troviamo al minuto 37 con Mihaila, che ieri è stato secondo me il migliore in campo, anche nelle pagelle è stato quello che ha avuto il miglior voto. Praticamente si è scartato due difensori del Genoa, si è accentrato, ha tirato e con una mezza deviazione del difensore ha spiazzato il portiere del Genoa. Bellissimo gol. Ma purtroppo non riusciamo a chiudere il primo tempo in vantaggio perché al minuto 42 il Genoa segna grazie a un cross in mezzo. Cicci Zola la smanaccia via, però Osterwold e Romagnoli si trovano in due sullo stesso uomo e quindi Cefti che si trova libero e tira, tra l'altro anche con un po' di fortuna perché la palla passa in mezzo a due difensori e va sul primo palo, a fil di palo e fa gol. E niente, Efti si trova libero perché Osterwold e Romagnoli erano in due sullo stesso uomo. E quindi il primo tempo poi finirà sul risultato di 2-2. Però il secondo tempo partiamo male, accusiamo molto le azioni offensive del Genoa, siamo un po' chiusi e poi parte un giocatore del Genoa sulla fascia destra, che da noi è difesa da Koulibaly. Koulibaly veramente ieri da rivedere, è sotto shock, ha giocato malissimo. Io la prossima metterei Del Prato, fossi Pecchia. E niente, il giocatore del Genoa scappa a Koulibaly, va in area dove c'è Bernabé che commette un fallo un po' ingenuo e il giocatore del Genoa non aspettava altro. E quindi a calcio di rigore. Chi tira? Tira Coda. Coda che contro di noi deve sempre segnare e quindi fa gol al minuto 51 e il Genoa si porta in vantaggio. Dopo poco il Genoa fa un altro gol, ma annullato per fuorigioco, fortunatamente. Se no in quel momento ce la saremmo veramente vista brutta perché ci saremmo trovati sul risultato di 4-2 per il Genoa. Ma per fortuna gol annullato. Poi il Parma continua a faticare per quasi tutto il resto della partita,
Infatti si è vista la differenza col Genoa perché gli 11 titolari se la possono giocare alla pari col Genoa, che è una delle squadre più forti della Serie B. Però poi quando entrano i panchinari si vede la differenza perché il Genoa ha dei panchinari più di livello in confronto ai nostri. Quando sono entrati i nostri panchinari abbiamo un po' cominciato a faticare. Però quasi nei minuti di recupero, ormai allo scadere della partita, al 90esimo, c'è un calcio d'angolo di Mihaila, battuto sul secondo palo, in cui c'è Tutino che salta, però manca la palla, e dietro di Tutino c'è Estevez che si trova solo, fa un bellissimo tiro tipo di controvalso e con il piatto destro. E potentissimo sul primo palo e quindi in questo momento siamo 3-3, siamo al 90esimo. Minuti di recupero giocati con molta voglia di vincere da parte di tutte e due le squadre, quindi si giocava molto, cioè più che altro il Parma era in attacco e il Genoa partiva in contropiede, però è stato espulso un giocatore del Genoa, se non sbaglio proprio Frendup, che è stato l'autore del primo gol della partita, perché ha dato giù, forse Benedicac, ma non c'era neanche la palla, quindi c'è proprio un fallo stupido. E niente, si è fatto buttare fuori proprio in un momento in cui serviva la sua squadra. Però niente, un po' di lotta negli ultimi minuti, ma alla fine è finita 3-3. Io sono contentissimo di questo risultato, anzi, a dire la verità, all'inizio della partita avrei firmato di uscire dal Marassi con un pareggio e soprattutto con un'ottima prestazione, quindi per me va benissimo così. Il pareggio ci potrebbe forse addirittura stare un po' stretto perché comunque il VAR tante occasioni ce le ha tolte. Tipo il tocco di mano di Dragusin mentre era per terra, però aveva le mani staccate dal corpo e la palla gli è arrivata contro, lì almeno un check l'avrei fatto. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi. E sempre, sempre, Forza Parma! La prossima al Tardini contro la Ternana sarà una partita molto importante perché ci servirà la vittoria, uno per far vedere che la squadra è cambiata, anche se l'abbiamo già visto più volte. E secondo motivo, perché dobbiamo cominciare a smuovere la classifica se vogliamo almeno arrivare ai playoff, almeno. Sempre Forza Parma.